Tassi di interesse sui mutui ancora in crescita a novembre, lo rileva la Banca d'Italia, evidenziando che i tassi sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si sono collocati al 4,92%, in salita rispetto al 4,72% di ottobre. Nella pubblicazione Banche e Moneta, serie nazionali, Banca Italia sottolinea che la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a un anno è stata del 22%. Il TAEG sulle nuove erogazioni di credito al consumo è sceso al 10,27%. Sempre a novembre i prestiti al settore privato sono diminuiti del 3,2% sui 12 mesi, quelli alle famiglie si sono invece ridotti dell'1,2%. In calo anche i prestiti alle società non finanziarie. I depositi del settore privato sono diminuiti, mentre la raccolta obbligazionaria è aumentata del 19,7%. Siamo fortemente preoccupati per l'ennesimo calo dei prestiti alle imprese, commenta la CNA. Chiediamo alle banche di evitare irrigidimenti. 3 miliardi di euro di sussidi ai produttori europei di batterie per veicoli elettrici. I finanziamenti saranno stanziati attraverso uno strumento dedicato nel quadro del Fondo per l'innovazione. La proposta della Commissione europea fa parte di un pacchetto di misure negoziate con il Regno Unito che comprendono una proroga, una tantum, delle regole vigenti fino al 31 dicembre 2026. Le norme di origine relative ai veicoli elettrici e alle batterie nell'ambito degli accordi sugli scambi commerciali e la cooperazione sono state elaborate nel 2020 per incentivare gli investimenti nella capacità di produzione di batterie nell'Unione Europea. L'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, l'impatto della pandemia di Covid-19 sulle catene di approvvigionamento e l'aumento della concorrenza da parte dei nuovi regimi internazionali di sostegno alle sovvenzioni hanno generato una situazione in cui l'espansione dell'ecosistema europeo delle batterie è stata più lenta di quanto previsto. È in questo contesto che è stato adottato il pacchetto di misure, alla luce delle preoccupazioni espresse dall'industria automobilistica, chimica e delle batterie in Europa e dai sindacati. Nel corso del 2023 il turismo europeo ha dimostrato una netta ripresa. Gli arrivi di turisti internazionali in Europa sono inferiori solo del 3,2% ai livelli del 2019. La ripresa è trainata dalla resilienza dei viaggi intraeuropei e dall'afflusso di statunitensi che beneficiano di tassi di cambio favorevoli. È quanto emerge dall'ultima edizione del rapporto trimestrale European Tourism Trends and Prospects pubblicato dalla European Travel Commission. I dati da inizio anno mostrano che una destinazione su tre ha superato i livelli di arrivi stranieri del 2019. La ripresa dell'Europa è stata trainata principalmente dalle destinazioni dell'Europa meridionale e del Mediterraneo, in particolare Serbia, Montenegro, Portogallo, Turchia, Malta e Grecia. Tuttavia, circa il 65% delle mete segnalate sono ancora al di sotto dei valori pre-pandemia. Una ripresa più lenta è particolarmente evidente tra i paesi dell'Europa orientale, confinanti con Russia e Ucraina, e quelli che normalmente dipendono dai viaggiatori russi. I paesi baltici, Estonia, Lettonia, Lituania, hanno registrato i cali più marcati. La guerra in Ucraina incide ancora sugli arrivi nell'Europa orientale e lo sviluppo del conflitto in Israele pone rischi durante la stagione intermedia, soprattutto per destinazioni come Francia, Turchia e Romania, popolari tra i viaggiatori israeliani. Nell'intelligenza artificiale bisogna anche valutare con attenzione gli effetti sul mercato del lavoro. Recenti studi prevedono che la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa possa determinare l'automazione, almeno parziale, di ampia parte degli attuali posti di lavoro. L'automazione comporterà sicuramente anche la creazione di nuovi posti di lavoro, ma in quale numero e di quale livello non è assolutamente prevedibile. Per adesso l'incognita primaria è proprio quella.